A stasera? Stasera potremmo fare dei giochi. Verità o sfida? Ti piace Sam? Cosa stai scrivendo tu? Niente. Voi cosa ne pensate? Io non ne posso credere che è già iniziata la scuola e ci hanno riempito così di compiti. Sì, no? In effetti quella di matematica ci ha dato un po' troppe operazioni. Matematica, perché scusa, scienze, geografia e aritmetica dove la metti? E anche arte ti dimentichi, sì. Il disegno ti lo ricordi? Il tuo inglese come sei messa? Malissimo. Io quello l'ho già fatto, allora. Allora lo posso aiuto bene, in quello. Okay, sì, ti aiuto. Ragazze, cosa vuol dire dopo? Glielo diciamo. Praticamente abbiamo organizzato un pigiama party a casa mia perché sì. Però ho organizzato un pigiama party a casa tua. Però solo donne. Eh sì. Anche il suo cagnolino va via e rimane solo il gatto che è una donna. Sì. Solo donne. Ah sì, e quali erano i nostri patti? Qual è la prima regola dello Yeye Club? Che ci vogliamo bene. Sì. E non dobbiamo dirci le bugie. Quindi avete organizzato tutta questa cosa da sole. Molto brave, perché non io non potevo dire una bugia. Era una bugia bianca. Sì. Non è una bugia bianca, perché avete fatto tutto questo alle mie spalle, quindi non siamo più amici? Io non faccio parte di più di questo club. No, ma non è così. Non è che non siamo più amici, è che non è stata una cosa solo tra donne, solo solo tra donne. Sì, certo, e io che siete le mie amiche, le mie migliori amiche, che vi considero come delle sorelle. Complimenti. Te la sei presa? No, ok. È una serata tra donne, ci sta. Oh, no. Certo che il vostro amico è un tipo strano. Troppo strano. Ehi, solo noi possiamo dire che lui è un tipo strano. No. Beh, sai che c'è, forse hai ragione, ho sbagliato. Non dovevo insultare una persona che non conosco e che non se lo merita sicuramente. Però ho sentito che stasera volevate fare un pigiama party e abbiamo pensato che magari potrebbe essere un'ottima idea per riappacificarci e ricominciare tutto da capo. Sì, che bella idea! Vero? Sì, vero? È proprio un'idea carina. Forse dobbiamo parlarne, cioè dovevamo fare i compiti, era la nostra serata. Dai, vi prego. Una sola. Che ne dici? Allora ci vediamo stasera? A stasera? Stasera. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Malini. Era la nostra serata, quelli sono perfide. Sicuramente avranno organizzato degli scherzi, delle chiacchiere. Leo, tu sei sempre troppo negativa. A volte bisogna vedere anche il buono nelle persone, avere un po' di positività, non si può essere. Bisogna anche dare una seconda possibilità alle persone. Non ne sono molto sicura. Dai, raccontaci un altro. E poi vi racconto di quella volta in cui Romeo si è fatto togliere le spine dall'infermiera da Severino. No, non ci credo. Sì, scusa, faceva ridere. Sì, faceva ridere. Ma voi non sapete tutte le storie che ho da raccontare su Cleo? Cosa stai scrivendo? Tipo? Cosa stai scrivendo tu? Niente. E poi anche quella volta dove Cleo è caduta dalle scale è rimasta sdraiata almeno 10 minuti. Avrei voluto troppo essere. Sì, infatti, divertente. Ragazzi, ne avete passate proprio tante insieme, sì, allora. Sì. Siete molto amiche. Molto. Che carine. Sì. Ma sicuramente voi avrete un sacco di storie da raccontare, vero? Sì, sì. Tantissime in realtà. Mi ricordo quando ho fatto la tinta sbagliata. Avevo i capelli tutti arancioni. Divertente. Assolutamente. Oppure quando Sissi si è fatta bionda. Quello era uno spettacolo. E su di lei non avete niente da raccontare? No. Io sono abbastanza perfetta. Perfetta. Ma diteci ancora un po' di più di voi. Di noi. Non so se avete paura di qualcosa? Io del buio. Del buio? Sì, sì. E anche delle api? E anche tutti gli insetti, sì. Anch'io. È vero? Insetti. Sì, è vero. Però sono veramente contenta di stare qui con voi. Anche noi siamo molto contente. Più diventiamo amiche, più possiamo sapere i segreti l'un dell'altra. Sì, esatto. Scopriamo le cose che ci piacciono. Sì, non ci piacciono. Con calma dei segreti del nostro Yeye Club, quelli magari dobbiamo prima chiedere a Romeo. Avete dei segreti? Sì. Tipo? Un sacco di segreti. Sì, ma prima dobbiamo parlarne con Romeo perché anche lui fa parte del nostro club. Noi siamo le persone giuste per dirlo. Sì. Siamo il Secret Club. Dai, siamo fra ragazze. Vero, sono il Secret Club.
Non si parla delle persone che non ci sono, e Romeo non c'è. Ma non è spettegolare, è solo raccontarci, insomma, quello che vi è successo. Però ha ragione Clea, non è carino parlare di una persona che non c'è. Non mi convinci tu con quel telefono. Stavo solo scrivendo alla mia mamma. Dovete sapere che ha una dipendenza da Instagram. Lei scrolla su Instagram, tutto il giorno passa su Instagram. Instagram, post dopo post, doppio click. Post, doppio click. E quindi sicuramente quello che starà facendo in questo momento. Potremmo fare dei giochi, se vi va. Sì. Bellissimo. Ce l'ho, un verità o sfida. Oh, bello. Non lo so. Segreti e noi dobbiamo dire per forza. Ma no, le abbiamo già detto che non li possiamo rimane dire tutto segreti. Qui rimane tutto qui. The secret. Shh. Va bene. Chi inizia? Secondo me inizia lì. Ok, io scelgo verità. Ok, verità. Ti piace guardare i cartoni animati? Sì. Sì? Mm-mm. Tipo, qual è il tuo preferito? Me ne ho tanti, ma il mio preferito è Leone il cane fifone. Perché fa anche un po' paura. Sì. Prossimo? Ok, tocca a te scegliere qualcuno. Sì, sì. Ok, scelgo... sfida. Devi baciare il pavimento. Che schifo. No! Io ovviamente scelgo sfida. Ti obbligo a stare 10 secondi su un piede. Facilissimo. Lei è la campionessa. Siete pronti? Dell'equilibrio. Scusate. Siete pronti? Via. Sì. Uno, uno, due, otto, nove, dieci. Stavi per imbrogliare, mi toccato. Dai, era solo uno scherzetto. Va bene, tocca a me. Allora, io scelgo Perla. Obbligo o sfida? Obbligo. Obbligo. Ti obbligo a farmi vedere il tuo telefono. Sì. Ok. Però devi promettermi che non farai a vedere nessuno i messaggi che io mando alla mia mamma. È molto personale. Va bene, fammi vedere se veramente li ha mandato lei. Non è per niente cool. Sai, non è molto carino però leggere dai telefoni degli altri, sai? Ma perché? È solo un gioco, dai, non prendertela, non mi preoccupate. No, non vi preoccupate, glielo farò vedere. Vediamo. Vedi? Questa è la mia mamma. È bellissima la sua mamma. Tutte le mamme sono belle. Ok, ok, ok. Ricominciamo il giro. Lili? Sì. No, no, scusate, veramente mancherebbe lei prima. No, 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 guarda che secondo me è sbagliato. No, il giro prima l'ho riniziato. Ti sei confusa? Io. Che noia. Ci stiamo divertendo tantissimo. Vero, Lili? Verità o sfida? Verità. Ma devi scegliere la sfida, non hai capito che ne loro vogliono farti dire i tuoi segreti. Ma io non ho segreti. Chi ti piace? Attenzione, Lili sorride. Ti piace qualcuno, vero? Della scuola? Dai, dici chi è. Chi è un ragazzo. Perfetto, okay. Andiamo avanti, tocca a te scegliere una persona. Chi sei? Dai. Posto. Come si chiama? No. Inizia con la lettera S. E con quale lettera finisce? Stefano. Si chiama Stefano, cavolo, l'ho detto io al posto tuo, mi dispiace tanto, andiamo avanti. Ma non conosco nessuno Stefano. No, della scuola, ma della scuola nascosta, perché c'è una scuola nascosta, questo sì che è un bel segreto. Veramente? C'è una scuola nascosta. Una scuola nascosta e non sappiamo niente. Secondo me sta dicendo una bugia. No, non è vero, state cercando di nasconderci qualcosa. Dai, Lili, non lo diciamo a nessuno, per favore. Finisce con la lettera M. Ti piace Sam? Quello nuovo? No! Oh mio Dio! Ma perché? Ehi tu, quanti messaggi mandi a tua mamma? Tanti. Vuole molto bene la sua mamma. Ogni volta che diciamo un segreto o diciamo qualcosa, lei scrive sul suo telefono. Alla mamma. Non si parla di nascosto le persone. Scusa, qual è il tuo problema se la sua mamma è la sua migliore amica e lei le dice tutto quanto? Quindi vuol dire che i nostri segreti non sono più tra di noi. E non dici i segreti alla tua mamma? Ci state dicendo che voi dovevate essere le secret, dovevano restare qua i nostri segreti e invece sono già da un'altra parte dalla sua mamma. Chissà la sua mamma quante persone altre lo dice. È vero, no, però. Anche le nostre mamme fanno parte delle secret.
Esatto, sì, lo dicono no. solo fra di loro. Quante persone ha il vostro gruppo? Sono tre mamme. Quindi... Una, due, tre mamme, quindi noi lo sappiamo del nostro gruppo, le mamme del loro gruppo, sono le secret adulte. Vabbè, io propongo un altro gioco, uno divertentissimo. Addio, ce l'ho, andiamo a dormire. No, Cleo, il Twister è il mio gioco preferito. Oh, sì, è il mio gioco preferito. È lì, guarda, è lì. Vai, Cleo! Ma cosa è uscito, vero Gidello? È uscito la sinistra rosso! Ma come faccio, ragazzi? Dai! Sei eliminata! Vi avevo detto che non mi piaceva, basta! Vieni con la testa! Oh, va bene! Vincerò per te, tieni! Ok, vai! Gira! Sono pronta! Piede destro sul verde! Ah, troppo facile però. Tocca a me. Piede sinistro sul rosso. Adesso cade. Resisti. Pronti? 3, 2, 1. Mano sinistra sul giallo. Però lontano, Più lontano. Lontano. Cosa stai facendo? È troppo semplice così. Cosa stai facendo? È difficile però. Sto giocando. Sta per cadere. Vai. Lì è caduta. Perso. Io ho fatto. Mi sa che devi mettere giù il telefono per giocare. No. Dai, Perla, te lo tengo io. Perla. Ok. Piede sinistro sul blu. Facile. Mano sinistra sul blu. Bravissima. Ma quella è la destra. È sempre la solita. Non è divertente. Forse sei più brava a usare il telefono. Questo non è quello. Vai, sì. È difficilissimo questo gioco. Se ce la fai, perso. E dai, lo so che si può usare possibilità. Vai, secondo le possibilità si danno a tutti. Brava, non ce la stai facendo? No! Mannaggia. Io ti vado per te. Dai, lo faccio io, che mio padre è chirurgo. Oh! Certo. Volete provare voi? Sì, Cleo, vai! No, io non posso! Cleo! Non posso giocare! Una volta! Solo perché mi tengo le mani, guarda! Posso e mi ho freddo! Io mi ho freddo! Io ti faccio! Vai! Cleo! Ok! Papà non è un chirurgo. Dai, abbiamo due campionessi. Meno male così. Qualcun altro vuole giocare? Hai un futuro. Vai Lili. Dai, provo io. Tieni il panda. Ok. Lili, ti sfido a prendere la farfalla. Ok. Ma guarda che io sono fortissima. Dai. Ce l'ho fatta. Allora, io proporrei un bel brindisi all'amicizia, quella vera. Quella Leo, vera. Vieni un attimo. Dopo una giornata così, dopo un bel pigiama party, si può solo che brindare all'amicizia. Bellissimo. Cina a tutte! All'amicizia! Volete sapere come finisce il nostro pigiama party? Seguiteci su questo canale. Ciao!